In una originale raccolta di scritti del musicologo Piero Buscaroli, un libro che dopo averlo a lungo cercato nelle librerie ho trovato in una bancarella di fronte alla stazione Termini di Roma, il musicologo, il discusso musicologo, ci lascia una osservazione curiosa e interessante riguardante la figura del recensore. Si tratta di una critica a coloro che recensiscono in modo frettoloso e superficiale, magari dopo una rapida lettura del testo, libri di argomento musicale. E così, accennando all'imponente lavoro di Abert, Buscaroli avverte di volersi tenere lontano dal gesto di coloro che liquidano con poche rapide parole, talora magari permettendosi anche di criticarlo, il lavoro portato avanti magari per anni da altre persone, da altri musicologi. Ecco, per citare allora le sue parole, Buscaroli scrive, condannandolo, quel frettoloso miscuglio di invidia e di ignoranza con cui tanti sbrigano lunghi anni di proba fatica altrui. Ecco, Buscaroli avverte coloro che si occupano di recensioni. Di recensire la fatica altrui, di prestare molta attenzione. Ciò naturalmente non significa che non si debba ammettere la critica, l'osservazione delle mancanze e dei limiti che ogni lavoro inevitabilmente porta con sé. Ogni lavoro di ricerca, del resto, è come una finestra spalancata su un mondo e dunque è sempre in qualche modo incompleto, si configura sempre come un percorso in un cammino potenzialmente infinito. Certo, è opportuno però che chi si occupa di recensioni lo faccia con la necessaria prudenza, innanzitutto cioè immedesimandosi nella fatica di chi scrive, nei suoi intenti, nei suoi obiettivi.